situato alle pendici del Monte Catria, nel comune di Serra Sant'Abbondio. A confine con la provincia di Ancona troviamo il monastero di Fontavellana. Questo santo luogo, fondato attorno al 980 da alcuni eremiti influenzati dalla spiritualità di San Romualdo da Ravenna, padre della congregazione benedettina camaldolese, ebbe notevole impulso dalla presenza di San Pier Damiani, che qui divenne monaco nel 1035 ed in seguito priore. L'opera di San Pier Damiani, oltre all'ampliamento delle costruzioni monastiche, caratterizzò la crescita culturale e spirituale dell'eremo, tanto da farlo diventare un vero e proprio punto di riferimento sociale e religioso. Tra gli illustri personaggi che vissero o visitarono Fontavellana, ricordiamo anche Dante Alighieri, che, secondo gli Annales Camaldulensis, fu ospite di Bosone di Gubbio nel 1318 e in quell'anno sarebbe giunto a Fontavellana. Dante ricorda l'eremo di Fontavellana nella Commedia, nel 21° canto del Paradiso. Tra due liti d'Italia surgon sassi e non molto distanti alla tua patria, tanto che troni assai suonan più bassi e fanno un gibbo che si chiama Catria, di sotto al quale è consecrato un ermo che suole esser disposto a sola latria. Nel 1392 Fontavellana fu eretta ad abbazia, retta da abati commendatari. Tra questi va ricordato il cardinale Giuliano della Rovere, poi divenuto papa con il nome di Giulio II. L'abbazia era famosa per il suo scriptorium, un ambiente ove i monaci amanuensi, come dettato dall'ordine di San Benedetto circa il lavoro quotidiano, erano impegnati nella trascrizione di testi classici latini e greci e nella realizzazione di preziosi codici miniati. L'ambiente dello scriptorium, dedicato a San Pier Damiani, conserva ancora la sua struttura originaria, caratterizzata da un soffitto a botte con, sulla parte sommitale, una serie di monofore atte a garantire l'ingresso della luce e favorire così il lavoro dei monaci. All'interno dell'eremo fu allestita nel 1733 un'importante biblioteca, ricca di libri a stampa e codici manoscritti. La biblioteca, depauperata a più riprese, soprattutto in seguito alle soppressioni degli ordini religiosi, oggi è ricca di ben 20.000 volumi, testi datati dal 1470 sino alla fine del XIX secolo. Dei preziosi codici manoscritti, in gran parte trasportati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana su ordine di Giulio II della Rovere, oggi sopravvivono 11 esemplari. Tra questi il codice NN, un breviario cui avrebbe posto mano, secondo la tradizione, Guido da Pomposa, famoso per aver inventato il sistema di notazione musicale guidoniano. Una perla dell'eremo di Santa Croce di Fontavellana è poi il giardino botanico, un luogo di coltivazione d'erbe e radici dalle proprietà terapeutiche. I monaci, gli amanuensi, scrivevano e decoravano i famosi codici, appunto, e per decorarli avevano bisogno dei colori. Proprio qui sotto, cioè nello spazio che poi appunto sarebbe diventato l'orto botanico, venivano coltivate le piante tintorie, che servivano per creare i colori da usare per la decorazione appunto dei codici. Sono andato ripensando a tutta la grande tradizione camaldolese, una tradizione che la possiamo definire un'etica, l'etica del rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Qui alla Vellana possiamo incontrare un orto botanico, a Camaldoli invece ci incontriamo con una
foresta vera e propria. Riscoprire la presenza pulsante dello spirito nel territorio in cui viviamo. Nella prima regola di Camaldoli, e siamo nel 1080, lo scrittore Beato Rodolfo, priore di allora, scrive che ogni monaco deve diventare come gli alberi. All'interno di questo prezioso angolo verde campeggia il più maestoso e forse il più antico tasso d'Italia, se non addirittura d'Europa.